fondata, amica al coro e baio, ci sentiamo legati dall'originale, non come nel senso di fratellanza. Il coro ritorna a chiamo con un rinnovato repertorio che trova origine nello studio della scrittrice Grazia Deledda e del suo più importante romanzo Canne al vento, con cui nel 1926 ottenne il premio Nobel. Nel 2010 il coro promuove la scrittrice e il romanzo Canne al vento attraverso un repertorio corale costruito sul romanzo e con l'organizzazione di eventi musico-corali a lei dedicati. Un singolare sapore di appartenenza a una Sardegna incontaminata, quella del mormorio e del sospiro delle canne frusciate al vento. Nel 2019 e nel 2021 il coro ha prodotto gli spettacoli musico-teatrali La colpa e l'espiazione e del mix Il servo, entrambi liberamente ispirati alle principali figure di Canne al vento, con una narrazione fuori dal naturalismo o documentarismo, dentro un percorso lirico ed evocativo a sostegno della parola e della musica corale, che si leva dai sentimenti più profondi di questi personaggi. Attraverso il peregrinare del servo Efix, alla ricerca di un riscatto al suo peccato, è possibile fare un viaggio nel cuore della Sardegna, partendo da Galtellì, che nel romanzo dell'Ediano è chiamato Galde. La figura del servo Efix, centrale nel romanzo, appare da prima vacillante, per cui emergere come il mormorio del sospiro delle canne frusciate al vento, fluire nel racconto come il fiume Cedeno in piena, spesso immerso nella preghiera tra i chiaroscuri dell'umile chiesa di San Pietro, in cima al paese di Galde, in un contrasto di effetti intensamente potenti e drammatici. In questo viaggio liberatorio si inseriscono i canti che questa sera presenta il coro Botes Amentos, diretto dal giovane maestro Nicolò Marrone, anche attore di una parte delle composizioni musicali. Un composito di armonie tra tradizione e innovazione canora, per una riflessione profonda del senso della vita, per dare risalto al tema centrale del romanzo italiano, la fede, e con essa i temi della colpa e dell'espiazione. Il primo brano è una delle poche poesie scritte da Grazia Deledda, dal titolo Padre Nostro, che il coro ha ritrovato pubblicato in una vecchia edizione della rivista Civiltà Cattolica del 1940. Nell'aprile del 1928, quindi 2 anni dopo il Nobel, quando da anni viveva a Roma, in seguito a un crescente malessere, Grazia Deledda fu ricoverata in una clinica, dove le fu esportata la mammella sinistra invasa da filamenti cancerosi. Accolse, come scrisse lei, il dolore come l'intermediario tra noi e Dio. Scrivendo l'ultimo romanzo, La chiesa della solitudine, la scrittrice dà vita a una citazione per la protagonista Maria Concezione, 28enne anch'essa colpita dal cancro. C'è una specie di vergogna a parlare di certi mali, a mostrare le ultime piaghe del corpo. Io ho avuto questa vergogna dimenticandomi che Gesù fece delle sue piaghe le lampade che illuminano il mondo, più del sole e delle stelle. Pochi giorni prima della morte, avvenuta a Roma, analogamente al beato Claudio Granzotto e per la stessa patologia, 15 agosto del 1936, proprio nella giornata dell'Assunzione di Maria al Cielo, l'amico e noto pittore Remo Branca incontrò la scrittrice per ritirare la poesia in previsione dell'imminente morte dell'amica, per recitarla durante il suo funerale. Invece che solamente questa poesia, la Deledda preparò anche un altro testo, brevissimo, attraverso il quale fissa la sua profonda fede religiosa. Ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino, ma grande, sopra ogni fortuna, la fede nella vita e in Dio. In questo scritto, quasi a testamento, emerge la profonda morale religiosa di Grazia, narrata nel romanzo Canne al vento attraverso la vita di Efix, uccisore involontario del padrone ricco e insopportabile Don Zame. Il racconto è tutto aria di rovina, con l'assassinio del servo rimasto impunito perché mai scoperto. Ma Dio vede tutto e la rovina e la miseria incombe sulle padrone di lui. Finché Efix, consapevole di essere causa del danno, cercherà di spiarlo e muore. Porta in tal senso il dialogo tra Efix e Donna Esther, una delle sue padrone. Ma perché questo? Efix, dimmi tu che hai girato il mondo e dappertutto così. Perché la so?
rievoca soavi sentimenti verso la madre, intesa anche come madre di Gesù. Rime particolarmente armoniche, quasi musicali, con versi freschi e scorrevoli, da cui traspaiono evidenti sentimenti, attraverso i più sentiti motivi ispiratori, come se li riscoprisse e li ritrovasse nel gran libro della sua memoria, la devozione e l'amore che riserva nella donna che gli ha dato la vita e alla quale chiede perdono. Ed è così che la Delenda descrive in modo molto commovente gli ultimi momenti di Hendrix. Chiuse gli occhi e si tirò il panno sulla testa, ed ecco, le canne mormoravano. Gli pareva di addormentarsi, ma all'improvviso sussultò, ebbe l'impressione di precipitare. Era caduto di là, nella valle della morte. Mamma, solo oggi ho capito quanto hai patito e penato per me e quanto affabile mi hai amato. Quando da piccolo mi tenevi in braccio, appena stavo imparando a parlare, con il cuore felice e innamorato, mi hai sentito mamma mormorare. Ed ora, quando finisce il dramma terreno, l'ultima voce prima di morire sarà ancora per te, mamma. Sa mamma. Pertanto, in cui emerge la figura del servo.
circondato da un mondo che lo chiude, allontanato da tutti, ad ascoltare il linguaggio delle canne, che hanno qualcosa di umano, in cui nel loro murmurio coglie solo parole e hanno limiti. Efix, quale terribile destino ti ha spinto al fatale errore? Hai nascosto il tuo peccato senza conoscere un'ora serena. Per il danno che avevi causato sei caduto nel disonore e sei andato in giro pellegrinando. Dopo tanto girovagare e tanta pena, hai lasciato la vita terrena. Efix. Thank you.
paesi vicini e lontani alzi la mano chiedendo l'elemosina, unito ad un vero cieco in un giorno di festa sei mal vestito. Per non farti riconoscere dai paesani vivi sempre povero e meschino, sempre pronto a chiedere denaro. Hai seguito questo stile di vita e quando arriverai al tramonto della vita, davanti al giudice divino, dovrai rendere conto di quello che hai fatto. Subalzo sei impedidore. Il malessere di questa mia vita faticosa. La mia anima si purifica
fronte a una dea, mi inchino a te, bella sposa. Tu mi tieni nelle tue braccia, stringendomi con santa bramosia. Ai ricchi non invidio i beni, perché più di ogni perla, di ogni cuore, sei valorosa mia sposa. Ah, sì, sposa mia.
infanti possano essere dolci e calme, oppure tese e amare. Le lacrime hanno a che fare con il corpo, con la mente, con la fantasia e l'intelligenza. Lavano gli occhi, lo sguardo, ma anche il nostro cuore. Come spesso hanno rasserenato il cuore del servo Efix. In tutte le età sei la nostra fedele compagna, perché solo tu puoi esternare il nostro star bene o il malumore. Sei presente nei momenti di dolore, vicina a quelli allegri. Sei nella nostra vita come un tesoro racchiuso nello scrigno del cuore. Lacrima. Thank you.